Ibrahim Sonia had a dream. He strove to bake the perfect pizza, focaccia and pizza to go. And he has been carrying out his dream for 3 years now. He's been a pizza baker and runs his own pizzeria. Mi chiamo Ibrahim Sonia, vengo dal Burkina Faso, ho 30 anni. E all'inizio nessuno ci credeva molto nel mio progetto, ma oggi finalmente sono riuscito a realizzare il mio sogno. E tra l'altro, mentre sono entrato tra i migliori 50 top pizzeria da sport d'Italia. His restaurant is right next to the main square of the northern Italian city of Trento. There's always something going on in the little takeaway pizzeria. The boss serves customers himself too, but funnily enough, pizza is an acquired taste for him. La pizza all'inizio non mi piaceva perché aveva un sapore insolito da quello che ero abituato. Naturalmente vengo dal Burkina Faso e la pizza da noi non era ancora arrivato, ecco. But with time, he took a liking to it. Sonia puts zucchini blossoms, basil cream, or pistachios on the pizza base to make his gourmet takeaway creations. And he comes up with a new type every week. Mi piacciono le cose strane, ecco. Cioè. E naturalmente invece dei colori, sapore e profumo intenso, appunto, che mi ricorda l'Africa. When Ibrahim Sonia came to Italy as a 12-year-old, he was the only black child in his class. And when he opened his pizzeria in 2018, he hardly had any customers at first. Many people were skeptical of a black pizza baker. Only once he had hired white employees did his business take off. Disperazione e rabbia, sì, ne ho avuti. Ho avuti anche in tanti momenti, ma svegliarsi la mattina e andare a produrre qualcosa che ti fa piacere, che ti piace molto, non lo senti neanche come un lavoro, non ti pesa. Ed è bellissima questa cosa. And customers gradually warmed to him, and they love his pizzas. In the meantime, his now famous pizzeria is even featured in many travel guides. His secret recipe is sourdough made with top quality flour. He lets it rise for at least 24 hours, making his pizzas extra aromatic and easy on the stomach. He even has his own special baking method. Le nostre pizze hanno una doppia cottura e questa è la prima cottura. E naturalmente che consente anche di avere un impasto e soprattutto una pasta finale che è molto croccante, soffice e allo stesso tempo alveolosa, come potete vedere, belli alveoli che sono queste bolle d'aria che si creano. He tried pizzas from all over Italy to figure out what he liked best. Ibrahim Sonia uses only high-quality ingredients in his takeaway pizzas. And yet, he still keeps the starting price at €2.50 a slice. His pizzeria has become one of the most popular in the city and has a reputation even outside of Trento. Many of his lunchtime customers are regulars. Perché è buona, perché piace a tutti, perché gli ingredienti sono buoni. Essendo lui molto bravo, si sente proprio che è fatto proprio col cuore, diciamo. Perché c'è amore e autenticità dei prodotti. Ibrahim Sonia also helps others with pizza donations. With Pizza Sospesa, customers pay for an extra pizza so that a person in need can pick it up later. Some donors write a personal message on the receipt too. The initiative is a real hit online, with people expressing their thanks. Noi diamo la pizza insieme allo scontrino alla persona e lo vedono, lo leggono e naturalmente è molto bello. In the past 2 years, customers have already donated about €2,000 worth of pizza. And now, other bars and restaurants in Trento are embracing Ibrahim Sonia's idea.